Sebbene il Mesozoico sia comunemente associato ai dinosauri, essi non furono gli unici rettili ad assumere una quantità impressionante di forme ed adattamenti durante quest'era. Il Mesozoico fu infatti anche l'era dei crocodilomorfi, che, a partire dalla fine del Triassico, si diffusero in quasi tutto il mondo, assumendo forme ed adattamenti dei più variegati, di cui solo una minima parte è sopravvissuta fino ad oggi. Fu però nell'emisfero meridionale che questi animali raggiunsero la più ampia gamma di adattamenti e forme, con la diffusione di incredibili crocodiliformi terrestri che sembravano usciti da racconti fantastici. Tra questi, uno dei più strani fu sicuramente il protagonista di questo nuovo episodio di Paleo Profile, Yacarerani boliviensis, il Rabbit Croc. I resti di Yacarerani furono ritrovati nel 2002 in Bolivia, nel Parco Nazionale Ambor, presso Santa Cruz de la Sierra. Gli scopritori furono il paleontologo Fernando Novaz, assieme a sua moglie Roxana Lococo e al collega uruguaiano Alvaro Monez, mentre esploravano gli affioramenti cretacei del parco. Dal punto di vista geologico, i resti vennero ritrovati in livelli di arenaria rossa e grana mediofine, all'interno della formazione Los Cahones. Questo tipo di sedimento si è formato probabilmente in ambienti continentali, presso corsi d'acqua stagionali in climi aridi, responsabili dell'ossidazione delle sabbie. I resti erano veramente straordinari. In Bolivia i resti di vertebrati sono estremamente rari e spesso frammentari, composti prevalentemente da denti, singole ossa o anche soltanto impronte. Yacarerani invece è noto per ben 8 esemplari, i cui resti sono stati ritrovati in stretta associazione l'uno con l'altro. Sono state persino ritrovate uova fossili non schiuse. Gli scheletri vennero estratti dalla formazione all'interno di grandi blocchi di roccia, che vennero poi lavorati e preparati negli anni successivi, fino alla separazione completa delle ossa dalla matrice. Tali fossili vennero studiati per la prima volta da Novaz, che nel 2009 descrisse cranio e uova. Successivamente, nel 2015, Leandi descrisse tutti gli altri elementi postcraniali, ovvero le ossa di tutto il resto del corpo. In questo modo è stato possibile ricostruire appieno l'anatomia di questa specie. Gli Yacarerani era un notosuco di taglia relativamente piccola, compresa tra il metro e il metro e mezzo. Il suo cranio era corto e schiacciato, dotato di grandi orbite e narici rivolte frontalmente. Questo animale era caratterizzato da un'elevata eterodonzia, cioè denti con forma e dimensione diversa a seconda della loro posizione nelle fauci. I denti anteriori erano sporgenti ed incisiviformi, dalla tipica forma D. Si ritiene che questo animale usasse questi denti per scavare il terreno ed estrarre le radici di cui si nutriva. Mentre i denti più interni alle fauci erano molariformi, dotati perciò di molte cuspidi. In funzione dell'usura dei denti molariformi, è stato possibile definire come questa specie fosse persino in grado di masticare, muovendo le mascelle avanti e indietro secondo un moto definito propalinale. Le zampe di Yacarerani erano rette e relativamente lunghe, molto simili nelle proporzioni a quelle degli scoiattoli. Come nei mammiferi, inoltre, l'acetabolo era aperto e il femore poteva quindi instaurarsi all'interno del bacino. Gli arti anteriori e posteriori erano dotati di metacarpali e metatarsali allineati e ravvicinati, che permettevano agli Yacarerani di tenere le dita ben protese secondo la direzione di movimento, al contrario dei coccodrilli, le cui dita sono tenute sempre divaricate. Gli arti anteriori erano anche caratterizzati da unguali lunghi e ricurvi, che probabilmente venivano utilizzati per scavare. Associato agli Yacarerani non è stato trovato alcun osteoderma, nonostante il grande numero di esemplari conservati. È pertanto possibile che questa specie ne fosse sprovvista. La mancanza di queste strutture ossee è stata riscontrata anche in specie di crocodilomorfi come Yangarsuchus e Pissara camsa. Il loro ruolo nella paleobiologia dei crocodilomorfi non crocodiliani non è mai stato studiato e perciò molti dubbi restano ancora sulle conseguenze della loro assenza in queste specie. Nel 2018 Clark ed altri studiosi hanno condotto un'analisi sugli osteodermi dei coccodrilli attuali. Gli osteodermi dei coccodrilli attuali sono tipicamente spessi, irrobustiti da chiglie, di forma poligonale e altamente decorati da fori. Questi fori sono associati al passaggio dei vasi sanguigni. Questa particolare morfologia permette non solo la difesa fisica dell'animale, ma è anche utile agli animali per assorbire calore dal sole. I coccodrilli, infatti, sono animali tipicamente ectotermi, cioè a sangue freddo, e quindi non sono in grado di riscaldare il proprio corpo da soli. I crocodilomorfi terrestri, invece, avevano osteodermi tendenzialmente molto più sottili e meno vascolarizzati, pertanto una loro funzione termoregolatrice è da escludere e quindi potevano essere forse utili solamente come mezzo difensivo. Questo si presenta anche come punto a favore per la teoria che vorrebbe i crocodilomorfi terrestri come animali in grado di produrre da soli calore corporeo. La loro assenza in Yacarerani potrebbe perciò essere correlata ad un maggiore bisogno di agilità e leggerezza.
Yacarerani era perciò un animale terrestre agile e leggero, adatto a scavare e in grado di regolare la propria temperatura corporea. L'insieme dei caratteri e delle particolari condizioni di fossilizzazione di questa specie ha permesso di ipotizzare che vivesse all'interno di tane scavate sottoterra, proprio come i conigli di oggi. Inoltre, la presenza di uova e il gran numero di esemplari aggregati suggeriscono che questa specie possa essere stata molto sociale. Uno studio a sostegno di tale stile di vita è stato effettuato da Barrios ed altri studiosi nel 2016. Tramite un'analisi neurologica ha dimostrato che questi animali avessero olfatto e vista molto sviluppati. Un elemento molto curioso nell'anatomia di Yacarerani stava proprio nelle narici non divise da uno strato osseo, ma aperte ed unite. Tale morfologia può suggerire come questa specie fosse dotata di tessuti molli che potevano costituire un naso più simile a quello di un mammifero. Date le somiglianze anatomiche e paleobiologiche con i piccoli mammiferi fossori, Yacarerani è stato soprannominato Rabbit Croc, cioè coccodrillo coniglio. Un ultimo importante elemento nella biologia di questa specie sta nelle uova con cui questi animali sono stati trovati in associazione. Esse sono state ritrovate in gruppi composti da 4. I coccodrilli oggi depongono un numero di uova compreso tra 10 e 50. Normalmente le specie che depongono un gran numero di uova adottano la strategia denominata R, il tipo di strategia riproduttiva in cui i genitori depongono molte uova senza prendersi cura della prole. I coccodrilli sono però una forte eccezione alla regola. La madre infatti si prende cura di ognuno dei piccoli, protegge attivamente tutti quanti i nascituri dai pericoli e bada loro fin quando questi non saranno abbastanza grandi da cavarsela da soli. Anche i piccoli mostrano un comportamento anomalo rispetto agli altri rettili. Normalmente, quando un rettile nasce, è istintivamente timido e schivo anche nei confronti dei suoi stessi fratelli. I piccoli coccodrilli invece si mostrano altamente sociali, in quanto i fratelli tenderanno sempre a restare uniti e cercheranno sempre attivamente la compagnia della madre, anche effettuando vocalizzazioni. Yacarerani invece, deponendo solo 4 uova, può rientrare perfettamente nel modello di strategia K e potrebbe quindi presentare elevate cure parentali. Il fatto che le uova siano state ritrovate insieme a così tanti individui potrebbe essere un'ulteriore prova a sostegno di questo comportamento. Inoltre, un basso numero di uova è stato attribuito anche a molti altri notosuchi, tra cui Marilia sucus, Bauru sucus e Pissara campsa. Unendo queste informazioni è possibile ipotizzare che la cura parentale sia un carattere ancestrale a tutto il gruppo dei crocodiliformi. In questo video abbiamo potuto osservare come una passeggiata quasi casuale in un parco abbia potuto aprire un portale verso il passato, mostrando realtà persino impossibili da immaginare. Yacarerani era un animale stranissimo, totalmente diverso da ciò che ci aspettiamo oggi da un coccodrillo. Esso era infatti erbivoro, aveva un alto metabolismo e il suo aspetto era molto più simile ad un mammifero che a un coccodrillo. Eppure, lo studio di questa creatura ci ha permesso di scoprire di più sulla diversità passata, l'origine di alcuni comportamenti e l'aspetto dei crocodiliformi più strani mai ritrovati, stesso gruppo a cui appartengono i maestosi stupendi rettili che oggi seminano il terrore in molti laghi e fiumi. Bene, grazie per la visione e ci vediamo nel prossimo video. Se vi è piaciuto il video ricordatevi di mettere mi piace e di iscrivervi per sostenere il nostro lavoro. Io vi lascio e vi ricordo che questo video, come al solito, è stato provato dal nostro caro Lambeosaurus Lambei.